Siamo con Raffaele Battista all'inaugurazione della neonata Galleria Gagliardi. Ci può dire cosa vi ha spinto ad aprire questa galleria e che a questo nuovo spazio espositivo, quindi, cosa va a differenziarlo dagli altri? Dunque, innanzitutto si sentiva la necessità di avere uno spazio espositivo che fosse adeguato alle esigenze degli artisti, ovvero con delle pareti dove c'è la possibilità di appendere dei quadri in maniera ordinata, senza dover mettere dei chiodi, come accade spesso in altre gallerie o in altre realtà. Ce ne sono poche e questa è stata pensata e realizzata anche se risponde ad un'agenzia immobiliare, perché qui all'interno di questa galleria opera un'agenzia immobiliare. È stata pensata, ideata, realizzata proprio per far fruire al meglio ciò che veniva esposto, quindi le luci sono adeguate, il sistema di aggancio dei quadri è adeguato e la pulizia delle linee e delle forme è adeguata all'esposizione di opere quali possono essere mostre fotografiche o pittoriche o anche sculture. La galleria è stata praticamente un investimento che il proprietario dell'agenzia immobiliare Gagliardi ha voluto fare, è un investimento sulla cultura, perché sente forte, come d'altronde anche io che sono un imprenditore, sentiamo forte l'esigenza di investire in cultura. Quindi abbiamo pensato di fare questo connubio galleria e attività anche perché c'è una esigenza, cioè l'imprenditore ha un obbligo morale di investire in cultura e di investire in quella realtà socioculturale in cui è radicato e in cui opera.